Buongiorno Elisabetta Moro. Buongiorno. Benvenuta qui nel posto delle parole, Elisabetta Moro, ospite al Festival di Pistoia Dialoghi sull'uomo, intorno e attraverso la parola dedicata all'antropologia. Elisabetta Moro è un'antropologa della società globale, professore ordinario di antropologia culturale all'Università di Napoli, insegna tradizioni alimentari del Mediterraneo, turismo enogastronomico e antropologia culturale. Elisabetta Moro, che cos'è esattamente l'antropologia della società globale? Beh, l'antropologia, come sappiamo, è una disciplina che può posare il proprio sguardo su tantissimi oggetti. Ovviamente se si sceglie la società globale, come nel mio caso, si lavora molto sulle contaminazioni, si lavora molto sulle nuove idee che ci attraversano e naturalmente anche sulle nuove mode, divisioni, tendenze, idee che trasformano la società. Ovviamente non siamo più isolati come eravamo qualche secolo fa, anche se diciamo isolati del tutto non lo siamo mai stati, però sicuramente la società globale ha impresso un ritmo molto più veloce alla nostra vita e anche ai nostri scambi, per cui sicuramente per esempio la rete, internet hanno accelerato in maniera esponenziale la nostra possibilità di scambio di idee, di merci e anche di conflitti, ma anche di idee positive, non necessariamente solo negative, per cui questo è il mio terreno di lavoro. Elisabetta Moro, lei poco fa ha detto che oggi sono più mode, più tendenze, più idee, prendendo spunto proprio queste tre parole, in quest'ambito di suo interesse e di suo studio, ci sono più mode, tendenze o ci sono più idee? Ma diciamo che le mode e le tendenze sono quelle che galleggiano più facilmente in questo mondo globale e ipercomunicante. Però le idee ci sono, questo Festival di Pistoia lo dimostra, è un festival dove le persone pensano, ragionano, comunicano con il pubblico riflette e risponde con altre riflessioni e idee, quindi io direi che non sarei apocalittica, direi che in realtà c'è sempre un grande scambio di idee. In fondo gli uomini sono fatti per pensare le idee e quindi è una cosa che facciamo da sempre, continueremo a farla. Ovviamente in questo momento ci sembra di essere sopraffatti da quella specie di schiuma che galleggia appunto nella rete. Dipende dalla nostra capacità di navigare in questa schiuma e andare a cercare la sostanza. E proprio l'attenzione a un festival come quello Dialoghi sull'uomo a Pistoia, che attraverso la parola dedicata all'antropologia attraversa anche il nostro sguardo, attraversa il nostro mondo. Elisabetta Moro insieme con Marino Niola incontrerà il pubblico di Pistoia per un incontro che continua ovviamente le parole che diceva poco fa lei. Il titolo dell'incontro è Una ricetta per vivere e mangiare insieme. Ora, se la persona è relazione, quale relazione migliore è quella attorno alla tavola? Perché non è solamente una convivialità, ma è un incontro di pensiero, un incontro di parole, un incontro di cultura. E oggi incontro di cultura a tavola significa molto. Assolutamente sì, soprattutto in una società che tenderebbe in questo momento a dividersi in tribù alimentari, no? Ognuno con il proprio credo, con le proprie fobie, con le proprie passioni, vegani, crudisti, naturaliani, ce ne sono di tutti i generi, vegetariani, e si tende un po' ad avere paura del cibo, a isolarsi e quindi ad aver paura anche di chi mangia diversamente da noi. Invece il ragionamento che faremo oggi a Pistoia è proprio al contrario, perché noi abbiamo una grande storia che è quella della dieta mediterranea, cioè di questo modo di mangiare che nei secoli si è stratificato, si è caricato di senso, di significato, di simboli e che in fondo ha sempre avuto al suo centro un motto che è quello di Plutarco, lo scrittore e filosofo greco, che diceva che non ci sediamo a tavola per mangiare e bere, ma per mangiare e bere insieme. E in quell'insieme c'è la chiave di tutto, perché se noi ci sediamo a tavola con gli altri, sappiamo che il cibo, il vino, la conversazione aprono nuovi orizzonti. Non a caso i greci, quando immaginavano e raccontavano il simposio dei filosofi, prevedevano appunto che prima si bevesse secondo una misura precisa del vino e poi si cominciasse la conversazione, perché l'idea era che in quel momento il dio Dioniso sarebbe entrato
nel cuore, nell'animo di tutti, avrebbe dato il via ad una conversazione più elevata. Ora, ovviamente questo potrebbe essere anche un mito antico che ci riguarda relativamente, visto che ci siamo affrancati magari da certe idee, però sappiamo benissimo che il bere e il mangiare insieme produce legame sociale, produce felicità, benessere, e persino le ricerche più recenti dei neuroscienziati e degli psicologi dimostrano che quando si mangia da soli si ha un livello persino di assorbimento del cibo diverso. Quindi noi non siamo gli stessi se siamo con gli altri o se siamo soli. Perché il cibo non è solamente nutrimento, ma il cibo è anche relazione, quindi l'aspetto psicologico giustamente ha una parte molto importante. Elisabetta Moro, tra l'altro, vorrei ricordare che grazie alle sue ricerche, la scoperta della dieta mediterranea, questa dieta per l'appunto è diventata patrimonio dell'UNESCO, quindi è un bel risultato dovuto allo studio, alle ricerche, far sì che questa dieta mediterranea, seppur in evoluzione continua come tutte le cose, sia un patrimonio dell'UNESCO. Che cosa vuol dire? Che è una cosa inamovibile oppure la dobbiamo difendere? In che maniera? No, direi che non è assolutamente inamovibile. Come tutti i beni immateriali, sono mobili, sono in continua trasformazione, contaminazione, sono continue traduzioni di idee e di simboli e di valori. Quindi la questione non è mangiare come mangiava Ulisse, ma è invece capire che da questa grande tradizione è nato un modo di pensare, un modo di relazionarsi, e l'UNESCO ci chiede di conservare questo modo, cioè di capire che ha un valore, che non è un qualcosa di cui ci possiamo sbarazzare facilmente o con superficialità, e che in qualche modo noi siamo custodi di una grande storia che va veramente dal mondo antico, dalle civiltà che hanno vissuto nel Mediterraneo, ed arriva fino a noi come un patrimonio inestimabile. Fra l'altro, quando è stato scoperta questo modo di vivere, questo stile di vita, da due scienziati americani, sempre perché appunto il mondo è molto contaminato e globale, questi due scienziati americani, Ansel e Margaret Keys, avevano ben chiaro il fatto che la nostra storia era eccezionalmente importante per il mondo, perché erano sicuri che quella sarebbe stata la ricetta del futuro, perché la dieta mediterranea è ecosostenibile, è molto democratica, non costa molto, e oltretutto sappiamo ormai da tutte le ricerche che allunga la vita, dà benessere anche nella terza, quarta età, quindi in realtà è uno strumento di democrazia, è un bene comune. In questo senso è il nostro compito di intellettuali, ma anche di cittadini, di persone che hanno a cuore il vivere collettivo, è quello di conservare, capire, studiare, leggere di questo grande patrimonio, di questa grande storia. Elisabetta Moro, il passaggio cruciale che stiamo vivendo a livello di sguardo sulla cultura, anzi di sguardo sulla civiltà, sulle popolazioni che stanno arrivando in questa migrazione sempre più grande. Sembrerebbe che quando si parla di cibo si parla di una cosa veramente molto molto lontana, però anche attraverso un'analisi del cibo, del mangiare insieme, tutto questo ha una relazione. Ecco, come il cibo ci può portare a valutare meglio anche queste persone che ci vengono incontro? Beh, è una grande chiave di lettura, perché da molte ricerche che stanno facendo gli antropologi in questo momento emerge chiaramente che i migranti, come sappiamo, arrivano giusto con gli abiti che hanno addosso, quindi non hanno oggetti della memoria, però hanno i ricordi, che sono soprattutto i ricordi degli affetti che passano attraverso il cibo. Infatti dalle interviste che si fanno molto spesso con i migranti emerge in maniera chiarissima che l'alimentazione è il grande patrimonio che più gli manca della loro storia. Le persone magari che cucinavano quel cibo per loro, i loro parenti, i loro fratelli, i cugini, le mamme, le nonne. E quindi capiamo bene che quel patrimonio di memoria è un patrimonio assolutamente fondamentale. Noi molto spesso pensiamo al nostro patrimonio culturale come alimentare, come in maniera un po', diciamo, quasi un po' chiusa, no? Come se noi fossimo la punta della civiltà della gastronomia e tutti gli altri non avessero
storie, passioni, non avessero dei grandi patrimoni alle loro spalle. In realtà anche il nostro patrimonio è stato fatto dai migranti di altre epoche che hanno portato nel nostro territorio dei frutti, delle verdure, delle idee culinarie assolutamente straordinarie. Basta pensare agli arabi che sono arrivati in Sicilia, basta pensare quanti prodotti ci sono arrivati dalle Americhe che non conoscevamo e che oggi consideriamo autoctoni. In realtà non sono autoctoni per niente, sono arrivati con le migrazioni delle persone e anche ovviamente con i mercanti. Quindi in realtà se noi ci pensiamo bene, noi siamo fatti di contaminazione, non siamo fatti di autoctonia. Quello è un grande mito, anche un po' pericoloso. Mentre questi migranti che arrivano, dobbiamo cominciare a capire che non ci portano solo problemi, ma ci portano anche le loro storie di umanità. Quanto prima riusciremo a capire questo, tanto prima avremo anche dei frutti da questa migrazione, dei frutti culturali collettivi di cui potremo beneficiare. Elisabetta Moro, ho pensato al titolo del suo incontro, una ricetta per vivere e mangiare assieme, ecco. È quell'assieme che mi ha portato a pensare alcune cose, passando in questi giorni diverse volte a Milano di fronte a un punto molto importante, il punto dell'associazione Pane Quotidiano, un'associazione che tutti i giorni offre il minimo indispensabile per mangiare alle persone che non hanno da mangiare. E questa coda che ogni giorno si fa sempre più lunga. Ecco, io riflettevo proprio su questa parola, il mangiare insieme per queste persone che sono lì ad aspettare il minimo indispensabile. Dal suo punto di vista, che cosa può rappresentare oggi questa parola, il mangiare insieme? Io credo che sia la chiave della società del futuro, perché o riusciamo a mangiare insieme, quindi a condividere le risorse, oppure con la crescita della popolazione mondiale finirà che inevitabilmente che qualcuno avrà da mangiare e qualcun altro, sempre in numero maggiore, non ne avrà. E d'altra parte io e Marino Niola, che abbiamo appena pubblicato un libro che mi fa piacere ricordare, che si intitola Andare per i luoghi della dieta mediterranea, iniziamo con un prologo ricordando il celeberrimo banchetto di Trimalcione raccontato da Petronio nel Satiricon. Ecco, Trimalcione era l'uomo che mangiava troppo, offriva troppo cibo ai suoi ospiti già ricchi, mentre fuori dal palazzo le persone non avevano di che mangiare. È la fine, diciamo, dell'impero, è la fine di un'idea di socialità. E noi riteniamo che oggi siamo davanti a un dilemma di Trimalcione, l'abbiamo chiamato così: se essere come quest'uomo insensibile ai bisogni degli altri, oppure se invece non adottare la grande idea della dieta mediterranea, della condivisione, e quindi di una sobrietà che non è la rinuncia di tutto, ma è appunto lo spezzare il pane insieme, accontentarsi magari di cibi un po' meno ricchi tutti i giorni, ma riuscire a sfamare quante più persone possibili, tenendo conto che noi altrimenti questo regime alimentare che l'Occidente si è scelto e ha imposto al mondo non potremo più mantenerlo. Il libro a cui faceva riferimento poco fa Elisabetta Moro, scritto insieme con Marino Miola, è Andare per i luoghi della dieta mediterranea, edizioni Il Mulino, che racconteremo ovviamente, perché è un libro che ci porterà sicuramente a conoscere meglio ciò che abbiamo davanti nel piatto, ma a conoscere anche meglio noi stessi. Elisabetta Moro, quale libro si è portato nel suo viaggio verso Pistoia? Ma allora, io sono una lettrice piuttosto compulsiva e in questo momento sto rileggendo tutti i classici, per cui sto leggendo Eric Dodds, che è un grecista di fama straordinaria, e in particolare le pagine dove lui parla appunto del rapporto tra Dioniso, questo dio dell'ebbrezza, e la socialità, e dove lui racconta che in effetti questo dio straniero è un dio importantissimo, perché quando arriva i greci lo respingono, non lo vogliono, lui arriva da mare ed è in fondo un immigrato clandestino, un po' come quelli che stanno arrivando da noi, quindi viene respinto per tre volte, soprattutto nei rituali viene ripetuta questa idea
di respingerlo per 3 volte, dopodiché però invece questo Dio viene accolto, e quando viene accolto entra nella società come un fermento positivo che altera in un certo senso la società, ma la altera positivamente, esattamente come il lievito altera l'impasto del pane e lo fa crescere. E quindi da queste pagine di Eric Dodds, che poi sono state anche riprese, lo sappiamo, da Marcel Detienne in una maniera ammirabile, che è un altro grande grecista francese, in realtà noi abbiamo una lezione che vale per tutte le epoche, che se noi ci apriamo, all'inizio siamo un po' spaventati dal cambiamento, ma subito dopo ci ritroveremo un pane fragrante, lievitato, che non conoscevamo prima. Molto bella questa immagine del pane lievitato, perché il pane ha bisogno di essere lavorato come tutte le cose, come tutti gli dei pensieri, ma ha bisogno anche di tempo di attesa, e questo è il tempo, e forse è questo, stiamo vivendo il tempo di una lievitazione. Se non approfittiamo di questo tempo, il pane avrà sicuramente un altro sapore. Grazie ancora Elisabetta Moro, e buon festival Dialoghi sull'Uomo a Pistoia, buona giornata. Grazie, buona giornata a tutti.